del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo. Con la consegna degli esposimetri d'oro è calato il sipario sulla 25esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, nell'anno del centenario della sua nascita. Ha condotto la serata Antonella Salvucci, coadiuvata dal presidente della giuria del premio, il critico cinematografico Stefano Masi. Madrina della manifestazione, Vanessa Gravina. Il primo film correva l'anno 1985, io ero molto molto giovane, fu una nomination al Nastro d'Argento come miglior attrice esordiente perché era il primo film. Era un film di Risi. Un film di Marco Risi, sì. Ecco, che rapporto ha avuto in tutti questi anni con loro? Allora, ne parlavo proprio poco fa col maestro Sergio Doffrizzi, che sarà premiato tra gli altri questa sera, che raccontava proprio del perché della luce. La luce è qualcosa che poi, diciamo, prescinde dal mestiere, un racconto dell'anima, no? Io tutti li ho amati, perché è chiaro, come dei figli, però due in particolare, Detenuto in attesa di giudizio e Il Marchese del Grillo. Questi sono i due film che tengo nel cuore più di tutti gli altri, insomma. E c'è una ragione, perché il primo, Detenuto, con Alberto Sordi, insomma, per me è stato molto importante, anche perché ho fatto un tipo di fotografia molto contrastata, no? Tant'è vero che Alberto, quando ha preso confidenza con me, dice che gli era piaciuta, però diceva: Sergi, mettecela un po' di luce in più, che dopo tutto non la paghi mica tu. Da che tipo di carriera è iniziata? Beh, si spera una lunga carriera. Assolutamente. Però devo dire che è stato un bel inizio, già era iniziata qualche piccolo passo per me, però Pezzi Unici è stato un grande passo importante, e poi soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto, per i temi che abbiamo trattato, e quindi anche umanamente è stato costruttivo. Io sono contento di quello che ho fatto, perché nonostante il lockdown, la giovane età, sai, per i giovani attori è un momento anche difficile, sì, per chi vuole iniziare, però io sono felice perché ho finito, dopo aver finito questa serie con Cinzia, che è stata una delle esperienze secondo me più belle che ho fatto, perché c'era Sergio Castellitto, uno secondo me dei più grandi attori italiani che abbiamo. Ho avuto la possibilità di lavorare per altre realtà, e quindi mi ha dato uno sguardo sul panorama italiano molto molto bello. Cioè, mi ha dato la possibilità anche di lavorare con gente diversa, ho lavorato con Alessio Boni poi per un'altra serie, quindi sono stato veramente veramente felice.